È passato un anno, esattamente un anno, da quando abbiamo parlato l'ultima volta di vino e di tappo a vite con Armin Kobler, e lui lo usa da tanto tempo, continua a usarlo, ma nel frattempo sono stati molti altri produttori italiani che si sono convertiti al tappo a vite. Ieri sera ci ha detto una cosa molto interessante che riguarda l'evoluzione, la possibile evoluzione del vino col tappo a vite piuttosto che col tappo in sughero, perché molti sono convinti che l'evoluzione c'è con il tappo in sughero ma non col tappo a vite. Invece non è così. Non è così per diversi motivi. Prima di tutto bisogna anche dire che un'evoluzione può essere negativa, neutra o anche peggiorativa, per cui bisogna sempre vedere se per un vino si vuole che evolva o che rimanga, diciamo, più a lungo, più giovane possibile. Comunque, parlando dell'evoluzione positiva di quello che per la maggior parte si intende, allora bisogna dire che prima di tutto le chiusure a vite non sono stagne, hanno una permeabilità più o meno accentuata anche loro nei confronti dei gas. E poi un'altra cosa è che viene sopravvalutato il ruolo dell'ossigeno nell'evoluzione di una bottiglia di vino. Prima di tutto perché il vino subisce dei cambiamenti ossidoriduttivi durante la vinificazione, durante l'affinamento, durante la maturazione, ancora prima di andare in bottiglia, per cui spessissimo il destino evolutivo di un vino è deciso già prima che fosse imbottigliato. E un'altra cosa, anche se io all'imbottigliamento riuscissi a chiudere la bottiglia veramente in modo ermetico, cioè come saldando il collo della bottiglia come una fiala, anche in quel modo lì l'evoluzione in modo positivo o negativo andrebbe avanti. Per cui posso dire anche di esperienza propria che l'evoluzione sia in modo positivo che negativo continua anche con la chiusura a vite, quello è poco ma sicuro. E poi dipende anche di che vino parliamo, perché ci sono magari vitigni che si adattano, o vinificazione che si adattano al tappo a vite in modo diverso. Sì. Cui... Anche quello è da dire che io sono per un approccio molto pragmatico e non ideologico, cioè proviamo sui singoli vini e poi si vedrà. Comunque, per concludere su questo dell'ossigeno, ricordo solo una prova che ha fatto un mio ex collega ricercatore che ha studiato una partita di vini rossi imbottigliati, stesso vino, tutti tappi di sughero interi, e dopo diversi anni hanno assaggiato singolarmente le bottiglie, hanno giudicato sempre alla cieca quali di questi 50 bottiglie hanno dato i 10 migliori vini, e dopo hanno guardato com'era il tappo di sughero con cui erano chiuse, perché sappiamo che il tappo di sughero da prodotto biologico è sottomesso anche a una grande variabilità biologica intrinseca alla sua natura. Ok, hanno guardato come erano i tappi dei vini migliori e si è visto che erano i tappi di sughero che hanno lasciato passare il meno gas che non gli altri tappi. Cioè, un buon sughero vuol dire che non solo non cede su altre sostanze, ma chiude veramente bene, sempre nel discorso evoluzione positiva del prodotto. Bene, grazie Armin, noi ci vediamo fra un anno e faremo la terza puntata, continueremo a parlare del tappo a vite e della sua evoluzione. Beh, si può forse parlare in futuro anche un po' del vino stesso e non solo dei suoi contenitori, certo, con cui sono chiusi, ok. Grazie Armin.